Adesso è arrivato proprio il momento di aprirla, non possiamo aspettare l'ultimo. Se ci fosse dentro un coccodrillo o un leone, potrebbe essere un po' pericoloso. Potrebbe essere un po' pericoloso. Quindi vi consiglio di fare due segurate indietro. Perché se ci fosse dentro un leone che esce di fronte, non so cosa. E vi consiglierei di attaccarvi tra di voi, così sembriamo più grandi, e il prossimo leone si spaventa vedendo il vicino. Attaccatevi alla persona che c'è in faccia. Attaccatevi. Tutti, non lasciate fuori nessuno. Che quanto è strano, perché non è un cappello normale se dentro c'ha le scale che vanno in fondo, e allora scendo con una candela che sembra sera, e sono curioso. A un certo punto vedo salire in fretta una ciletta ed un pompiere laborioso. Mi metto in parte, mi faccio passare. Non c'è che dire, c'è chi scende, c'è chi sale. E mentre scendo mi trovo ad incrociare un elefante, un trapezista ed un cinghiale. Un pianoforte che suona da solo ed una tromba delle scale tutta d'oro. E poi con grande stupore ecco l'imperatore sopra una palla, mi dice: oh mio caro discensore, son qui che aspetto da ore ed ore di risalire a galla con la mia palla, che qui nel fondo non succede quasi nulla. Lo sai che faccio? Ti dono il mio cappello, che è troppo bello, urca quanto è bello. Io ho un nuovo cappello, che è troppo bello, urca quanto è bello. È tondo, è di seconda mano, ma è troppo strano. Quanto è strano, perché non è un cappello normale se dentro c'ha le scale che vanno in fondo. Perché non è un cappello normale se dentro c'ha le scale che vanno in fondo.